Oggi parliamo di un materiale che è presente in moltissimi oggetti del passato. Un materiale strano, marrone scuro, nero, e no, non è plastica, no, non è neanche metallo, e non è nemmeno legno. Ma allora che cos'è la bachelite? È un materiale dalle caratteristiche sorprendenti, che viene da lontano. Possiede inoltre delle qualità che oggi potrebbero essere riscoperte, ma scopriamolo insieme dopo la sigla. Ma cosa hanno in comune questi oggetti così diversi nella loro forma e utilizzo? Il materiale, ovvero una risposta a delle esigenze produttive che la chimica donò al mondo. Poliossibenzilmetilenglicolanidride, o più comunemente bachelite, oppure bachelite con la K. È il nome dato a una resina termoindurente, ottenuta da formaldeide e fenolo. Prende il nome, quello corto, dal suo inventore, Leo Bacheland, un belga naturalizzato americano, figlio di un calzolaio e appassionato di chimica. Ma la sua fortuna personale l'aveva già fatta qualche anno prima di questa storia. Infatti aveva inventato la carta fotografica Velox e vendette il brevetto alla Eastman Kodak per una cifra esorbitante. Ma torniamo a Leo. Nel 1907 sintetizza questo materiale molto simile alla plastica, rivoluzionando di fatto la produzione industriale fino alla fine degli anni 50. È stata utilizzata a scopo militare, a scopo elettrico, in cucina e da mille altre parti. Tra il modernariato la troviamo su diversi banchi antiquari, nascosta in tantissimi oggetti di utilizzo comune. Ma cos'è che ha reso così importante questo materiale? Beh, è stato il primo materiale termoindurente mai prodotto. Termoindurente vuol dire che una volta fusa e modellata, raffreddata in uno stampo e indurita, non può più essere modificata. Questo la rendeva perfetta per realizzare forme particolari e resistenti. Ma vediamo le sue caratteristiche più importanti. È un materiale potenzialmente green, infatti è costituito da una resina e un riempitivo. Questo permette di essere mischiata a legno, tessuti, grafite, eccetera. Immaginate se oggi fosse utilizzata per riciclare alcuni tipi di rifiuti. In questi esempi vedete che ha una superficie irregolare, oppure mischiata a tessuti come in questo sottoelmo americano. E questo telefono da campo tedesco, entrambi originali della Seconda Guerra Mondiale. Ma poteva essere anche mischiata con dei pigmenti per delle lavorazioni più fini, come questa splendida Ferrania Eura del 57. La bachelite era anche un isolante perfetto. Ecco che poteva essere utilizzata al posto della ceramica per alcuni componenti elettrici, oppure dai primi anni 20 per le prime radio e i primi telefoni, come questo bel Face 51 dei primi anni 50. Il composto era anche un ottimo isolante dalla temperatura. Non è raro quindi trovarlo come manico della moca Bialetti piuttosto che della moca napoletana, oppure per pentole e coperchi. In cucina era utilizzato in questo modo proprio perché la particolarità della bachelite è che non prendeva fuoco, quindi possiamo dire che era ignifuga. La sua grande versatilità la trovarono di utilizzo anche designer, che lucidandola e colorandola ci hanno fatto un sacco di accessori. La bachelite è stato un materiale che ha contribuito fortemente all'evoluzione della progettazione. È stata la materia che ha segnato l'inizio della progettazione degli oggetti di largo consumo, in modo economico e seriale, dando il via alla rivoluzione dei materiali plastici iniziata poi negli anni 60. È stato il primo supporto con cui imitare ad esempio avorio, ambra ed altri materiali pregiati, tipici dell'Art Deco come bijou degli anni 30 e 40. Un materiale che viene tuttora imitato, dove? Nei falsi. Infatti ci sono oggetti famosi che sono stati riprodotti in quella che viene considerata finta bachelite, ma c'è un modo per scoprirlo. Prendete un ago arroventato. Se provate a trafiggere la vera bachelite, non riuscirete. Al contrario, se vi trovate di fronte a un manufatto falso, l'ago passerà tranquillamente e avrete la certezza di avere un falso in mano. Un dato è certo, ai tempi della bachelite ancora di inquinamento non si parlava e almeno lei è andata in pensione senza quel peso sulla coscienza. Privilegio che nylon, poliestere, eccetera di certo non avranno. Comunque, bachelite a parte, io sono Daniele e questo è Quattro Chiacchiere. E ci vediamo nella prossima storia, che sia un oggetto, che sia una categoria vintage, piuttosto che una storia di un materiale. Io sarò sempre qui a raccontarvi la storia attraverso gli oggetti, che sono i più grandi testimoni del tempo e dei suoi cambiamenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e seguitemi. E se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ringrazio doppiamente. Ciao!